Ministero dell'Istruzione a Roma è in corso una manifestazione, un sit-in della FLC-CGIL. Buongiorno. Buongiorno. Lei le insegna qui a Roma, mi diceva, in una scuola vicino Roma, a Lavinio. Cosa? Sono stata chiamata su sostegno quest'anno. Sono un'insegnante di italiano, storia e geografia alle scuole medie. E sono stata saltata dalle GPS a inizio anno e quindi ho accettato una supplenza a breve su maternità che mi viene rinnovata con piccoli contratti di 20 giorni, un mese al massimo. Ha iniziato le supplenze quando e quando è stata pagata? Ho iniziato i primi di ottobre e sono rientrata nell'emissione speciale del 29 dicembre, quindi insomma sono passati quasi 3 mesi senza percepire lo stipendio, ovviamente dovendo affrontare tutte le spese per andare a lavorare in una sede scolastica lontano dalla residenza. E ad oggi, quindi il mese di gennaio, non è stato pagato? Adesso si ripete la stessa situazione, di gennaio non c'è nessuna notizia e febbraio non sapremo e non si riesce neanche a sapere quando poi verrà effettivamente pagato. Cosa significa lavorare e non avere la garanzia dello stipendio a fine mese? E ovviamente penso sia facile da comprendere che le bollette o l'affitto vanno pagati quando ci sono delle scadenze, quindi molti come me si trovano in enorme difficoltà perché non sanno più dove prendere i fondi per le spese quotidiane. Immagino che occorra ricorrere anche amici e parenti. Sì, chi ha la possibilità, certo, per forza, perché poi mangiamo anche noi, ecco, come dire. Cosa si sente di dire alle istituzioni? Qua siamo al Ministero dell'Istruzione, quale appello possiamo fare? Intanto c'è bisogno veramente di mettersi a tavolino e pensare bene. Ci sono 400.000 precari chiamati ogni anno nelle scuole, sono i docenti che insegnano ai vostri figli. Credo che ci sia bisogno di una certa continuità e che sia il caso di assumere i docenti preparati e con esperienza. Lei è? Tito Russo. Bene, Russo, anche i precari ATA hanno la stessa problematica dei docenti, non ricevono compensi regolarmente, anzi ci risulta che qualcuno non riceva compensi da mesi. Assolutamente sì, c'è anche una complessità in più legata al meccanismo di finanziamento, anzi diremmo di mancato finanziamento, perché queste posizioni di amministrativo, collaboratore e tecnico sono stati istituiti con fondi legati al PNRR e Agenda Sud e quindi il governo non ha previsto un meccanismo lineare per garantire le retribuzioni con una regolarità mensile, nonostante questi lavoratori, in particolar modo da ottobre del 2023, abbiano di fatto arricchito l'organico del personale ATA sostenendo i servizi fondamentali delle scuole. Il ministro aveva garantito un maggior impegno, accordi col MEF, oggi siamo a metà febbraio, di tutto questo cosa voi avete, un riscontro reale? Ma il ministro ne dice una al giorno, quindi poi contano i fatti. I fatti ad oggi, febbraio 2023, ci dicono che i ritardi sono e continuano ad essere cronici. Abbiamo centinaia di lavoratori nel Lazio che sono stati anche alcuni di essi costretti a licenziarsi proprio per cercare un'altra occupazione dopo mesi di lavoro gratuito, senza retribuzione e senza nemmeno diritto alla NASPI, che è la beffa di tutta questa vicenda. Noi quello che chiediamo è, per coloro che ancora sono in servizio, una liquidazione urgente di tutte le spettanze che sono ad oggi ancora attese e soprattutto una continuità del contratto, perché non ha senso che gli amministrativi durino fino a un certo periodo e i collaboratori fino ad un altro, perché sono tutti lavoratori fondamentali per il sistema del servizio scolastico e quindi i contratti devono durare, a nostro avviso, fino alla fine dell'anno, quindi debbono essere annuali e resi strutturali. Parliamo, per concludere, di contratti legati al PNRR, quindi sarebbe auspicabile anche procrastinarli sino al 2026 a questo punto? Ma noi crediamo anche oltre, nel senso che da anni come FLC-CGIL chiediamo una stabilità e un allargamento degli organici del personale ATA che sono stati ridotti al lumicino sin dai tagli della Gelmini a decorrere dal 2008
e il progetto del piano di ripresa e resilienza ci doveva restituire un paese migliore dopo la pandemia, mentre oggi per esempio su questo filone tratta i lavoratori come stiamo vedendo. Noi pensiamo che questi lavoratori, così come lo dicevamo in occasione dell'organico Covid di qualche tempo fa, debbano resi essere strutturali all'interno di un organico complessivo di diritto del personale ATA. Bene, grazie Russo. Grazie a voi.